Così mi sentite? Yes. Ma è con grande gioia che vi do il benvenuto qui, perché la gioia è enorme, perché questo è lo spettacolo del mio cuore. È partito questo progetto più di 2 anni fa da un'idea di Matteo Forte, Live on Stage, e ho scritto questo soggetto. Siamo andati da Luciano, la prima volta che l'ho conosciuto ero molto intimorita, perché insomma comunque è una fortissima personalità, e a lui la mia storia è piaciuta. A chi non vuol cambiare, chi vuol cambiare tutto? Ai vigliacchi che si credono coraggiosi, coraggiosi che risultano vigliacchi. A tutto e a niente. Ma che strozzata di Brindisi è? Mario è un nichilista. Nichilista? Lasciate perdere, tu non ti concentrare troppo che ti si rovina la permanente. Vai ragazzi, io Brindisi, ognuno il suo, dai. Beh, a noi. All'amor. A tutto quello che c'è fuori di qui, alle canzoni, che sanno chi sei molto meglio di te. Gnè. Alla villa in Costa Smeralda, che comprerò se questi mi danno retta. Alla mia mamma. A chi sa perdonare? Alla pazienza dei miei coinquilini. Al sesso tempestoso! Scusate, ragazzi, volevo dire una cosa anch'io. Noi forse a volte non ci pensiamo, ma il nostro Brindisi, il Brindisi italiano, quello che facciamo di solito, è un augurio meraviglioso. No, dico, pensateci. Alla salute. Alla salute. Questi siamo noi, Quinta B del liceo scientifico Sandro Pertini, e questo non è un capodanno qualunque. Stanotte arriverà il 1990, l'anno della maturità, l'anno della grande curva, che chissà che cosa c'è dopo quella. Noi, il capodanno insieme, e questo capodanno, tanta roba. Vorrei dire che va tutto bene, ma non dirò balle. Sono agitato, sono messo così, i cambiamenti mi agitano.
E qui di cambiamenti stanno per essercene tanti. Guarda, John Lennon, hai finito. Ora stai sempre a scrivere. Hai voluto organizzare il festone, adesso muovi il culo e metti a posto sto casino. Stavo solo scrivendo il testo del nostro ultimo pezzo, si intitola Come sono gentili i baristi quando sono gentili. Te lo do io il barista gentile, Andersen, andate poi in pizzeria a farvelo il capodanno. In pizzeria magari sarebbe un gran salto di qualità. Dai, ma com'è che sei sempre acido come una pila andata male? Fra poco arriva la Nicoletta e in 2 minuti sistemiamo, stai tranquillo. Tranquillo? Tranquillo, qui si è fatto 30 anni a San Vittore. E non sono io acido, siete voi che mi fate venire sulla città. Finita la prima del musical che hanno fatto sulle mie musiche, sono contentissimo. Chiara Noschese, che è chi l'ha scritto e l'ha diretto, e i ragazzi del cast sono stati veramente bravissimi, mi sono emozionato più riprese, spero che vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me è piaciuto molto. Ciao.